Buon pomeriggio e benvenuti a Pagine Vaticane da parte di Matteo Cioffi. Come di consueto siamo qui sulla splendida terrazza della residenza Paolo VI. Iniziamo da venerdì scorso, giornata nella quale il Santo Padre ha ricevuto in udienza i partecipanti al sesto incontro di coordinamento degli organismi caritativi cattolici operanti in Iraq, in Siria e nei paesi limitrofi, promosso dal Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Il meeting, incentrato in particolare sulla situazione dei migranti e dei rifugiati di questi territori, si è tenuto presso la Pontificia Università Urbaniana. Ascoltiamo adesso le parole di padre Fabio Baggio, sottosegretario della sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, che ha parlato in occasione della seconda ed ultima giornata dell'incontro. Il contributo. Grazie per essere qui con noi, padre. Siamo arrivati alle battute finali di questo convegno, di questi due giorni in cui si è parlato di Siria e Iraq, in particolare delle zone limitrofe. Cosa si è detto e qual è lo scopo di un convegno del genere? Non è il primo convegno che si realizza, o che meglio, la Santa Sede realizza a questo proposito. Sono stati due convegni prima, che sono sempre frutto di un'analisi che viene fatta attraverso una ricerca affidata dagli esperti, che produce poi un rapporto, e sulla base di quel rapporto vengono raccolte le forze cattoliche presenti sul territorio, in questo caso gli ordinari, la chiesa locale e alcune agenzie cattoliche molto, molto attive da un punto di vista, in questo caso Siria, Iraq e regioni limitrofe, questioni che riguardano sostanzialmente sfollati e rifugiati. In questo caso, essendo il terzo evento, ha raccolto tutti i frutti degli eventi precedenti, che erano stati promossi tutti dal Pontificio Consiglio Corunum, che ora è confluito nel Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale. Anche la nostra sezione, che è sezione Migranti e Rifugiati, fa parte dello stesso Dicastero e abbiamo aderito a questa iniziativa con un focus particolare dedicato ai rifugiati. In questi anni la rete ecclesiale, non soltanto insomma nello specifico la sua ad esempio di cui si occupa, ha lavorato tantissimo su tre aspetti: quello dell'istruzione, quello per quanto riguarda gli aiuti alimentari e la sanità. Prevalentemente però sull'istruzione, che è un segnale comunque molto importante, perché è la dimostrazione che senza quello poi non c'è futuro, soprattutto per le nuove generazioni. Parliamo in modo particolare di un impegno che nella Chiesa è sempre stato presente. Congregazioni religiose si sono dedicate esclusivamente a questo, diocesi, parrocchie si sono impegnate fortemente nel fatto dell'educazione e dell'istruzione in modo particolare attraverso le scuole. Parlando di rifugiati, scuole distrutte, di campi di rifugiati dove bisogna creare e inventare qualcosa, una delle prime esigenze che nascono dall'avere, si parla più o meno del 50% della tua popolazione in età scolare, sto parlando dei rifugiati, i campi rifugiati, è ovvio quella dell'istruzione. Per cui l'azione che è stata costituita, pensata e poi realizzata da parte delle agenzie e dalle chiese locali, dalle agenzie cattoliche, è stata anche finalizzata a quella dell'istruzione. L'idea non è solamente un'istruzione, diciamo, che va dall'alfabetizzazione a una ripetizione poi di quelli che possono essere i corsi o una preparazione professionale importantissima. C'è anche una visione ulteriore, che è una visione di futuro che dovrebbe andare anche in un'educazione alla pace. Queste persone sono le vittime della mancanza di pace, di una mancanza di una coesistenza pacifica, sono vittime di conflitti e bisogna ricostruire anche nella mente e nel cuore quell'atteggiamento propizio nei confronti di costruzione di pace che deve essere proprio di tutti gli uomini e di tutte le donne. Il convegno si sta chiudendo e l'ultimo argomento su cui appunto si sta parlando è quello di migranti e rifugiati, scenari realistici, perché poi alla fine insomma bisogna ragionare sulla prospettiva futura e quanto sono fattibili magari determinate idee. L'ultima sessione, che è quella pomeridiana di oggi, è dedicata al ritorno e l'abbiamo chiamata prospettive di ritorno. Prospettive perché ci sono degli scenari possibili che noi stiamo immaginando, ci sono delle realtà già esistenti, alcune persone hanno fatto ritorno alle loro case, ai loro villaggi, in zone che sono definite abbastanza sicure oggi. Certo, la nostra prospettiva, che è anche quella della raccolta dalle informazioni delle persone che vivono sul posto, ci dice ancora della pericolosità di tante zone che
che non sono sicuramente pronte ad offrire una nuova casa o una casa di nuovo a quelle persone che lo hanno lasciato. E del resto molte persone hanno già programmato il loro futuro in altri paesi e non hanno intenzione di tornare. Di fronte a questi scenari misti, di prospettive di ritorno oppure no, ci stiamo interrogando, perché i lavori di gruppo sono ancora in corso, ci stiamo interrogando su quelle che possono essere quelle condizioni per mantenere aperte le porte per un ritorno, cioè quali sono le condizioni che dobbiamo garantire affinché che le persone possano di fatto pensare e continuare a sperare in un ritorno. Per queste condizioni che noi vogliamo nel futuro bisogna ovviamente cominciare a lavorare oggi, perché c'è un oggi, c'è un primo passo da fare oggi perché queste condizioni siano poi soddisfatte in breve termine. Cambiamo argomento ora e parliamo della visita del Pontefice in Sicilia. Sabato scorso il Santo Padre si è recato in mattinata a Piazza Armerina, provincia di Enna, dove ha incontrato i fedeli. Un passaggio del discorso di Papa Bergoglio. Non sono poche le piaghe che vi affliggono. Sottosviluppo sociale e culturale, sfruttamento dei lavoratori e mancanza di dignitosa occupazione per i giovani. Migrazione di interi nuclei familiari, usura, alcolismo e altre dipendenze, sfilacciamento dei legami familiari. E di fronte a tanta sofferenza, la comunità ecclesiale può apparire a volte spaesata e stanca, a volte invece, grazie a Dio, è vivace e profetica, mentre ricerca nuovi modi di annunciare e offrire misericordia. A seguire il Pontefice si è diretto a Palermo, dove ha celebrato la messa presso il Foro Italico. Ce ne parla in questo servizio da Vatican Media Amedeo Lo Monaco. Nell'omelia durante la messa al Foro Italico, nel giorno della visita a Palermo, in occasione del 25° anniversario della morte del beato Pino Puglisi, ucciso dalla mafia, Papa Francesco lancia ai mafiosi un monito che non ammette tentennamenti. Non si può credere in Dio ed essere mafiosi. Chi è mafioso non vive da cristiano. Oggi abbiamo bisogno di uomini e di donne di amore, non di uomini e donne di onore. Se la letania mafiosa è «tu non sai chi sono io», quella cristiana è «io ho bisogno di te». Se la minaccia mafiosa è «tu me la pagherai», la preghiera cristiana è «Signore, aiutami a amare». Perciò ai mafiosi dico: cambiate, fratelli e sorelle, convertitevi al vero Dio di Gesù Cristo, cari fratelli e sorelle. Nel pomeriggio Papa Francesco ha visitato in forma privata la parrocchia San Gaetano al quartiere Brancaccio e la casa del beato Pino Puglisi. Successivamente nella cattedrale ha incontrato il clero, i religiosi e i seminaristi. L'ultimo impegno di giornata è stato quello con i giovani in piazza Politeama. Vediamo. Signore, Signore Dio, guarda questi giovani. Tu conosci ognuno di loro, tu sai cosa pensano, tu sai che hanno voglia di andare avanti, di fare un mondo migliore. Signore, fateli ricercatori del bene e di felicità. Fateli operosi nel cammino e nell'incontro con gli altri. Fateli audaci nel servire. Fateli umili nel cercare le radici e portare avanti per dare frutti, avere identità, avere appartenenza. Signore, Signore Dio, accompagna tutti questi giovani nel cammino e benedile tutti. Amen.
All'Angelus il pontefice ha ribadito come la professione di fede in Gesù Cristo non si può fermare solo alle parole, poiché occorrono anche scelte e gesti concreti. Un breve passaggio delle parole del Santo Padre. Spesso nella vita, per tanti motivi, sbagliamo strada, cercando la felicità solo nelle cose o nelle persone che trattiamo come cose. Ma la felicità la troviamo soltanto quando l'amore, quello vero, ci incontra, ci sorprende, ci cambia. L'amore cambia tutto e l'amore ci può cambiare anche a noi, a ognuno di noi. Andiamo a casa Santa Marta ora per la messa di martedì mattina, nella quale Papa Francesco ha ricordato come un pastore debba essere umile e al tempo stesso compatire e pregare se accusato. Un estratto dell'omelia. Il pastore nei momenti difficili, nei momenti di dove si scatena il diavolo, dove il pastore è accusato, ma accusato dal grande accusatore tramite tanta gente, tanti potenti, soffre, offre la vita e prega. E Gesù pregò. E la preghiera lo portò anche alla croce con fortezza, e anche lì ebbe la capacità di avvicinarsi e guarire l'anima del ladrone. Sempre martedì, presso la sala stampa della Santa Sede, si è tenuta una conferenza per la presentazione della Costituzione Apostolica Episcopalis Communio di Papa Francesco sulla struttura del Sinodo dei Vescovi. Presenti il Cardinal Lorenzo Baldisseri, segretario generale del Sinodo, Monsignor Fabio Fabene ed il professor Dario Vitali. Un passaggio della conferenza, vediamo. C'è stato un presinodo, attualmente abbiamo ascoltato i giovani in una maniera diretta, perché loro si sono costituiti come dei piccoli padri sinodali in 6 giorni e abbiamo, noi li abbiamo accompagnati e organizzati, e loro hanno espresso il loro un documento che è stato poi considerato molto importante per poter comporre l'istrumentum laboris. Tutto questo lavoro di preparazione è l'ascolto. Poi ci sarà l'ascolto degli uditori, dei delegati fraterni, oltre naturalmente, cioè prima di tutto i vescovi di tutto il mondo, che pure loro devono essere ascoltati, mi immagino, perché sono pastori che sono specializzati nel settore, nel tema, come per esempio in questo caso i giovani. Una buona maggioranza dei padri sono preposti alla pastorale giovanile, quindi anche loro vengono e ripropongono quello che ascoltano. Ecco, questo è l'ascolto. L'ascolto noi oggi lo possiamo fare in tanti modi, attraverso l'incontro diretto, riunioni, anche attraverso il web, i social media, i social network. Noi abbiamo avuto l'esperienza del presinodo, che avevamo non solo 300 giovani presenti fisicamente, ma avevamo 15.000 che erano in connessione con quanto avveniva nell'aula. Quindi voglio dire, cerchiamo proprio di poter ascoltare più che è possibile quello che è la realtà, quindi le persone. Questo è un po' la, direi, e dopo il post-sinodo, che ora vediamo come organizzarlo, perché non sappiamo ancora, è un'idea, quello cioè di accompagnare, di in qualche modo fare anche un lavoro, non lasciando che chiudendo con l'assemblea, ma continuando attraverso il dicastero competente, e quindi lavorare in quel senso. Potremmo anche
quella circostanza, vedere in che modo si può ancora vedere e ascoltare la gente se ha recepito, se ha capito quello che è stato detto, diciamo, durante l'assemblea e nel documento. D'altra parte, noi abbiamo parlato prima anche della esortazione apostolica. Il Santo Padre interverrà o approvando, come si è detto, il documento, oppure stilare una esortazione apostolica o le due cose insieme. All'udienza generale, continuando il ciclo di catechesi sui comandamenti, Papa Francesco ha incentrato la sua meditazione su onora tuo padre e tua madre. Vediamo. Onorare i genitori, ma ci hanno dato la vita. Se tu ti sei allontanato dei tuoi genitori, ma fa uno sforzo e torna da loro. Forse sono vecchi, ti hanno dato la vita. E poi fra noi c'è l'abitudine di dire cose brutte, anche parolacce. Per favore, mai, mai, mai insultare i genitori altrui. Mai. Mai si insulta la mamma, mai insultare il papà. Mai, mai. Fate voi questa decisione interna. Di oggi in più mai insulterò la mamma o il papà di qualcuno. No, gli hanno dato la vita. Non devono essere insultati. Mercoledì pomeriggio Bono Vox, leader del gruppo musicale irlandese U2, ha incontrato il Papa a Santa Marta per esprimere il suo sostegno alla missione educativa della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. Il cantante si è successivamente presentato in sala stampa per una breve dichiarazione nella quale ha parlato della sua organizzazione One, cofondata alcuni anni fa e che oggi conta 10 milioni di membri. L'artista si è detto molto interessato a quanto la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes sta facendo e ha menzionato la possibilità di future collaborazioni. Nella conversazione con il Papa non è mancato un riferimento al difficile momento della Chiesa, travolta dagli scandali relativi agli abusi, e Bono ha confermato di aver visto il Santo Padre toccato da queste vicende, aggiungendo anche come a suo avviso sia un uomo straordinario per tempi straordinari. Nel flashback di questa settimana torniamo al 19 settembre del 2010 e alla partenza da Birmingham di Benedetto XVI al termine del suo viaggio apostolico in Gran Bretagna. Dal CTV il servizio è di Barbara Castelli. Cala il sipario sul viaggio di Benedetto XVI nel Regno Unito, 4 giorni fitti di incontri tra Edimburgo, Glasgow, Londra e Birmingham. Dopo la beatificazione del cardinale John Henry Newman nell'incontro con i vescovi d'Inghilterra e Galles e di Scozia, il Papa si è recato oggi all'aeroporto internazionale di Birmingham per la cerimonia di congedo. Un'ultima occasione per ringraziare quanti hanno partecipato alla realizzazione e al buon esito della sua visita. Il pontefice ha passato in rassegna con gratitudine i vari eventi che hanno scandito gli ultimi giorni, l'incontro con la regina e gli altri leader politici, la visita all'arcivescovo di Canterbury e ai vescovi della Chiesa d'Inghilterra, cui è seguito l'incontro ecumenico nella Westminster Abbey, l'occasione di poter stare con i cattolici del Regno Unito. Ricordo con intima gioia il tempo trascorso con i vescovi, il clero, i religiosi e i laici, ha detto il Papa, come pure quello con gli insegnanti, gli studenti e gli anziani. È stato commovente in maniera speciale, ha aggiunto, celebrare con loro qui a Birmingham la beatificazione di un grande figlio dell'Inghilterra, il cardinale John Henry Newman, che ancora oggi ha molto da insegnarci sulla vita e la testimonianza cristiana tra le sfide del mondo contemporaneo.
Domani mattina il pontefice partirà per Vilnius, Lituania, in occasione del suo 25° viaggio apostolico, durante il quale visiterà le tre repubbliche baltiche. Domenica il Santo Padre sarà a Kaunas, sempre in Lituania, mentre lunedì mattina volerà la volta di Riga in Lettonia. Martedì, ultimo giorno del viaggio apostolico, Papa Francesco sarà a Tallinn, capitale dell'Estonia. Da qui ripartirà in serata verso Roma Ciampino. In cima alla cupola di San Pietro è situata una sfera sormontata da una croce. Questa palla di bronzo laminata in oro è stata accessibile ai visitatori fino verso la metà del Novecento. Si racconta che l'ultimo papa a salirci fu Pio XI nel 1847, di sera alla vigilia della festa di San Pietro, mentre nel 1845 Papa Gregorio XVI offrì qui un rinfresco allo zar Nicola I. Durante gli ultimi lavori di manutenzione e lucidatura del 2005 è stata scoperta invece la memoria della conclusione dei lavori di installazione, indicata dalla data 1593 sotto la firma in latino dell'architetto Giacomo Della Porta. In quel periodo, infatti, sotto Papa Clemente VIII fu posta in opera la copertura della calotta esterna in lastre di piombo della cupola e al tempo stesso venne collocata in cima alla cuspide della lanterna questa sfera in bronzo dorato sormontata dalla croce eseguita da Sebastiano Torrigiani. Prima di salutarvi vi ricordo che potete rivedere tutte le puntate di Pagine Vaticane cliccando sulla sezione apposita nella nostra homepage. Al tempo stesso vi ricordo che potrete seguire il viaggio apostolico del Pontefice in Lituania, Lettonia ed Estonia su Satellite. È tutto anche per oggi, grazie per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi ed appuntamento a venerdì prossimo, sempre qui alle ore 4:30 su Satellite TV con un altro episodio di Pagine Vaticane. Grazie e buon fine settimana. Cari amici, alla vigilia della mia visita nei paesi baltici, Lituania, Lettonia ed Estonia, desidero rivolgere un'affettuosa parola di saluto a tutti voi che abitate quelle terre. Pur venendo come pastore della Chiesa Cattolica, vorrei abbracciare tutti e offrire un messaggio di pace, buona volontà e speranza per il futuro. La mia visita coincide con il centenario dell'indipendenza delle vostre nazioni e naturalmente onorerà tutti coloro i cui sacrifici del passato hanno reso possibile le libertà del presente. La libertà, come sappiamo, è un tesoro che deve essere costantemente preservato e tramandato come un'eredità preziosa alle nuove generazioni. In tempi di oscurità, violenza e persecuzione, la fiamma della libertà non si estingue, ma ispira la speranza di un futuro in cui la dignità data da Dio a ciascuna persona sia rispettata e tutti sentiamo chiamati a collaborare alla costruzione di una società giusta e fraterna. Oggi quel senso di solidarietà e servizio al bene comune è più che mai necessario. Auspico che la mia visita sia una fonte di incoraggiamento per tutte quelle persone di buona volontà che, ispirate dai più profondi valori spirituali e culturali ereditati dal passato, stanno pacificamente lavorando per alleviare le sofferenze dei nostri fratelli e sorelle che si trovano nel bisogno e per promuovere l'unità e l'armonia nella società ad ogni livello. So che molti si stanno intensamente adoperando per preparare la mia visita e le ringrazio di cuore. A tutti voi assicuro la mia vicinanza nella preghiera e invito e invio la mia benedizione e vi chiedo per favore di pregare per me.
Dio vi benedica.